Salve a tutti, benvenuti al video di gameplay che corrisponde con il terzo video della serie dei giochi di combattimento di Justice League Task Force. Ci addentriamo quindi nel mondo della DC con un gioco di combattimenti. Io onestamente ammetto la mia ignoranza sulla DC, sul mondo DC, però come dire, una cosa che la so insomma è che la Justice League è un gruppo unito, quindi mi sembra strano che tra di loro si vogliano picchiare, ma comunque questo è. Non sembravano esserci molte modalità, quindi proviamo con quella storia classica. Flash Gordon per me. Avversario è Occhio di Falco. Allora, subito un problema enorme. Sto provando lo stesso bottone, cioè tre tasti diversi, e fa sempre lo stesso calcio. Già non mi piace sta roba. Sono stato bloccato. Dunque, che dire così a caldo? Mai giocato a questo gioco. Ma graficamente non sembra malvagio, anche se oddio, i personaggi mi sembrano animati in modo un pochino strano, devo essere sincero. Sembrano poco naturali i loro movimenti. Aiuto. E non credo c'entri qualcosa il fatto che si stia giocando su una console a 16 bit, perché comunque so. Abbiamo visto per esempio nella puntata precedente Tartarughe Ninja quanto erano fluidi comunque i movimenti. Continuare, ho già perso due volte mentre parlavo. No, vorrei cambiare personaggio, quindi adesso aspetto che cambia da zero. Dunque, quindi modalità eroe, ma c'è la modalità player contro CPU. Ma fate un attimo, abbiamo qualche piccolissimo problemuccio con il pad. Ah, ok, ci siamo riusciti. Bene. Perdonatemi, ma oggi ho qualche piccolo problema tecnico con il pad. Superman è un capellone qua. Di solito aveva il ciuffo ordinato. Tra l'altro pochissimi personaggi. Ora, ok, probabilmente la Justice League erano solo questi sei, ripeto, non conosco, quindi. Però mi sembrano veramente pochi. In un gioco di combattimento, insomma, il roster ha una importanza, certo, nella varietà, nel senso che i personaggi devono essere tra di loro differenti. Oh, belle comunque le cutscene che durano un millisecondo. Di nuovo lui? Vabbè. Però Superman c'ha tre pugni diversi. Prima Flash ne faceva sempre lo stesso calcio. Ah, ecco, allora forse è Flash. No, dicevo, comunque un roster che sia vario. Non solo, certo, nel numero, ma anche nella qualità dei personaggi. Quindi c'è quello veloce, c'è quello che gioca bene con le prese. Però, onestamente, insomma, almeno una dozzina di personaggi ci devono essere, insomma, sei mi sembrano pochi, a meno che più avanti non si sblocchino altri personaggi. Minimo un cattivo ci sarà, insomma, quello lì che vediamo sempre per una frazione di secondo sarà il boss finale, probabile. Se qualcuno di voi l'ha riconosciuto, ditemelo nei commenti, o se semplicemente lo sapete perché avete giocato a questo gioco. Dai, Superman, su. Non ce la vedo Superman con questa chioma folta.
Però ci vinco con Superman, quindi va bene, mi tengo lui. Contro... vabbè, ma faccile vedere un attimo, porca miseria. Comunque, controlli, devo dire, non un granché. È molto confusionario come gioco, non si capisce bene i tempi di parata, di... Poi, vabbè, è anche la prima volta che lo prendo in mano questo gioco, ma... non so fare mezza mossa, il che è ovviamente un problema. Musica di sottofondo, vabbè, lasciamo stare. Meglio sorvolare. Non mi piace molto i salti, proprio questi per niente non mi piacciono. Il modo in cui saltano i personaggi, così... sembrano di legno quando saltano. Più che una scontra tra supereroi, ecco, forse questo è il problema. Che la sensazione è che più che uno scontro tra supereroi sembra quasi una scazzottata tra... diciamo... non proprio supereroi, ma... come dire... adesso non vorrei offenderlo troppo, il povero Superman e anche il povero Flash, ma sembrano effettivamente due... due comparse del film... che vanno a bere e poi... no, perché io prendo questo di stipendio, tu sei favorito, eh? No, veramente, molto molto anonimo. Poi ok, ripeto, io non ci so giocare a sto gioco, quindi magari... però anche Flash, queste mosse che sì, saranno le sue, però... poco ispirate, decisamente poco ispirate. Tra l'altro una cosa... altra cosa parecchio brutta... è che gli stage non sono poi così malvagi a ben pensarci, perché alla fin fine possono anche andar bene, però cioè sono piccolissimi, perché è veramente strettissimo lo spazio, e magari non in un gioco di combattimenti di questa generazione, ma in uno un po' più recente darebbe sicuramente più fastidio, perché uno spazio di manovra un po' più ampio non sarebbe male. E lui quando fa quella si difende da tutti i lati, quindi... vai! No. Non dicono una parola i due. Altro difetto, stage piccoli, musica, insomma, non è, avete già capito che almeno Dragon Ball, che aveva insomma anche lui un bel po' di difetti, però era comunque un gioco divertente e che quantomeno prima cosa era ispirato, secondo poi dava una certa varietà di combattimento. Qui più che picchiare si fa decisamente poco. E niente, poi sconfitta. Dai, proviamo l'ultima volta con Superman. Poi, caro il mio eroe senza macchie, senza paura, ma con un bel paio di occhi neri adesso. Vai, vai, massacralo. Niente. Tra l'altro mi è venuto un dubbio, e spero onestamente di sbagliarmi. Quando prima ho scelto Superman, il primo avversario che mi era capitato era Green Arrow, Freccia Verde, a quanto pare si chiama così. Occhio di falco della DC, che era lo stesso di Flash, quindi non vorrei, adesso lo verificheremo, non vorrei che gli avversari siano sempre
nello stesso ordine, perché insomma è un po' una mazzata sulla varietà del gioco. Tra l'altro ora non so se è effettivamente così lo stile DC Universe nei videogiochi, ma è che la musica è insopportabile. Dai, allora, visto che abbiamo preso due uomini, adesso l'unica donna, usiamo anche Wonder Woman. E no, ok, no, allora mi sono sbagliato, era stato un caso. Con lei stavolta abbiamo Batman. Beh, almeno vediamo anche lui. Mancherebbe solo Aquaman a sto punto. Vediamo se facciamo anche Aquaman. Beh, giustamente, ecco, per esempio lo stage di Batman è molto carino, però anche questo soffre dello stesso problema, cioè una dimensione decisamente troppo ridotta. Bat Boomerang. Calcione. Ma no, dai, sembra spiaccicata, sembra che sia diventata una carta velina quando viene sconfitta. No, dai. Il problema è le animazioni, sto gioco, niente, è proprio 0-0-0. Sono legnosi, sembrano... Sapete cosa? Dei giocattoli. Sembrano effettivamente dei giocattoli che, avendo soltanto un tot numero di articolazioni, i vecchi giocattoli di Batman, quelli che uscivano fuori magari con la moto o con altre cose. Vedete Wonder Woman? Sembra veramente la testa che ce l'abbia... È diventata di un foglio di carta, davvero. E sembrano dei giocattoli che avendo soltanto delle articolazioni precise, che hanno soltanto un tot numero, e purtroppo più di tanti movimenti non li possono fare. Poi ora, ripeto, non conosco Wonder Woman, però da quello che so dovrebbe essere, insomma, uno dei personaggi anche più femminili dell'universo DC. Come dire, che nell'immaginario, no, è una supereroina anche affascinante. Ora, sarà la grafica, sarà tutto quello che vi pare, ma io qui ci vedo tutto meno che una supereroina affascinante. Dai, fai una mossa però, su. Niente, vabbè. E io picchio. Batman, un bambito. Calcio. Tra l'altro ha due gambe esageratamente sviluppate, madonna. Oh, eccoti Aquaman. Dai, allora io direi di concludere con te. Facciamo questo altro incontro e poi vediamo se è il caso di andare avanti, perché credo che più o meno abbiate capito com'è questo gioco. Ha ben pochi pregi. Io non credo che, anzi, secondo me, essere fan della Justice League o comunque dell'universo DC e giocare a questo gioco a volte può essere un salvagente per i giochi, perché si fa leva sul lato emotivo e quindi l'appassionato dice va bene, non sarà un bel gioco, però sono comunque i miei supereroi preferiti e quindi sopporto. In questo caso, onestamente, credo che... Vediamo una cosa. Ok, c'è anche un'opzione per uscire dalla partita. In questo caso credo che sia una cosa ancora più controproducente, perché secondo me, ora non lo so, chiedo a voi, ma un fan del mondo DC gioca a questa roba e ci rimane molto male, perché comunque non è decisamente niente di che. Io quando l'ho scaricato questo gioco, dai, usiamo questo, pensavo meglio. Vittoria per un pelo, ma molto meglio. Però se devo essere sincero,
dei quattro giochi che vi propongo, ho scelto soltanto Ninja Turtles. Dragon Ball non ricordavo di averlo e praticamente l'ho ritrovato. E questo è il quarto, che sarà secondo me un episodio particolarmente divertente. No, mannaggia, peccato. Sarà un episodio particolarmente divertente. Li ho scelti a caso, ho messo categoria combattimenti, giochi di lotta, e sono venuti fuori DC, cioè Justice League, Task Force e un altro. Secondo me verrà fuori una cosa molto molto divertente. Bene, dunque, con questa ripetitiva, quanto poco ispirata e tra parentesi anche un po' fastidiosa musica di sottofondo, direi che è il caso di salutarci. Quindi, con Justice League Task Force per ora è tutto, e ci si vede al prossimo video, che sarà il quarto ed ultimo della serie dei combattimenti, e poi successivamente decreteremo un vincitore, ma di questo ne parleremo durante il quarto video. Per ora vi saluto.